Questa è la nostra vasca che avete intravisto fino adesso. Come potete vedere all'interno ci sono sassi, ci sono legni e ci sono le famose e amate piante. Allora, le piante possono essere, come potete vedere, possono essere piantate sul fondo e quindi avrete necessità del fondo fertile, eccetera, eccetera, o altrimenti possono essere legate. Legate agli arredi, quindi legate a legni o sassi. Vi abbiamo già parlato della Anubias, questo è il nostro angolo della Anubias e come potete vedere sono tutte legate a dei legni. Cerchiamo di fare uno zoom. Le Anubias vanno legate ai legni per le radici, legate con del filo da pesca e appunto le radici non vanno interrate. Il rizoma, che è questa parte qui, cioè il punto, il tronchettino da cui partono le radici e da cui partono le foglie, non deve essere mai posto sotto il ghiaino, altrimenti marciscono. Questa pianta è, adesso è un po' difficile, quella là dietro con le foglie lunghe sottili, che sono le Microsorum. Anche loro non vanno interrate ma vanno legate. Queste sono le due principali, ma poi ce ne sono tante altre che non vanno interrate. Leggete prima di acquistare una pianta le caratteristiche. Altre piante facili da consigliare per neofiti sono queste davanti, questa e questa qua, che sono delle criptocorine. Non hanno bisogno di tanta luce, quindi anche il discorso se avete solo un neon, non sapete che piante mettere. Ecco, Microsorum, criptocorine e Anubias vanno benissimo. Se avete piante più esigenti, tipo quelle rosse, come questa qua centrale, sappiate che avrete bisogno di una luce molto forte e probabilmente anche di CO2, perché le piante hanno bisogno di CO2, cioè assorbono CO2, nitrati, fosfati, silicati e rilasciano ossigeno, giusto? Giusto. Ok. Altra pianta facile che cresce anche se non è interrata è questa qui, che io ho fatto avvolgere intorno al legno. Quella pianta là è la Hydrocotyle leucocephala, giusto? Scritto? Leucocephala col pH. Ok. Un'altra pianta che noi abbiamo è sempre simile a quella lì, sempre della stessa famiglia, è questa qui. Vediamo se riesco a inquadrarla. Questa qui, questa che è la sempre Hydrocotyle ma tripartita, è più sottile, più fine, sembra quasi prezzemolo. questa pianta, a differenza dell'altra, ha bisogno di tantissima luce. Anche questa ha bisogno di luce, ma quell'altra ancora di più. Quindi bene sotto, se la comprate mettetela bene sotto al neon. Altre piante, abbiamo questa qua di davanti, che è questa, che poi è uguale a quella là, che è la Nymphoeus Taiwan. Ce la posso fare. Pianta molto semplice, fa un grande effetto, crea delle piantine come potete vedere, da ripiantare, perché noi avevamo quella là e queste qua sono tutte le figlie. Facilmente, cioè dalla foglia ad un certo punto si formano delle radici, voi tagliate la foglia e ripiantate la fogliolina con le radici.
Quando comprate una pianta la trovate avvolta in le radici le trovate in un vasetto con del cotone. A quel punto cosa dovete fare? Dovete togliere la pianta dal vasetto, togliere tutto il cotone dalle radici e tagliare le radici lunghe 2 cm. A quel punto potete interrare la pianta. Le criptocorine, cioè queste qui lì sotto, queste, se le trovate in un vasetto tutte compatte, potete dividerle. Potete dividere vari ciuffetti, ogni ciuffetto un po' di radice, fare magari una stradina con più piantine. Cos'altro? Anche le piante a stelo, come possono essere questa qua rossa, la Ludwigia, quella lì, oppure la cabomba, la limonofilia e tutto, le trovate a steli e le potete dividere e create il vostro boschetto di cabomba o limonofilia, eccetera. Le piante a stelo solitamente, quando raggiungono l'altezza troppo alta, potete tagliarle e ripiantarle. Tagliate le punte e le ripiantate. Se diventano troppe e non vi piace l'effetto che fanno, potete togliere la pianta, tagliare le punte, ripiantare le punte e buttare via lo stelo che prima era in terra. Oppure, se volete, potete continuare a piantare le punte e poi dallo stelo cresceranno dei nuovi rametti da cui si continuerà a sviluppare la pianta che avete lasciato. Cosa dire? Vi abbiamo detto tante volte no plastica, no plastica, no plastica. Abbiamo un oggetto di plastica anche noi. Un oggetto di plastica, ma che è questo qua, che è un tronco di plastica con un buco. Questo perché? Perché noi all'interno della vasca abbiamo degli ancistrus. Questa è la femmina e dentro al tronco c'è il maschietto. Il maschietto che in questo momento sta badando alle uova, anzi sono già nati piccolini e quindi sta facendo il papà all'interno del tronco. Questi pesci hanno bisogno di qualcosa per fare una loro tana. Solitamente si possono inserire dei tubi di PVC, ad esempio, dove all'interno appunto creeranno la loro casetta. A noi inserire il tubo non ci piaceva, abbiamo trovato questo tronco sempre di plastica, l'abbiamo sciacquato bene e lo abbiamo messo in vasca. Ci ha messo un po' a capire che era la sua casa e poi finalmente l'ha capita. Comunque, se aggiungete arredi di plastica, mi raccomando che siano funzionali, non solo decorativi, funzionali. Magari ci sono, potete trovare delle barchette, magari si vede adesso che si muove un pochino, però non lo so, eccolo qui. Potete trovare delle barchette con dei buchi all'interno e dove i pesci possono entrare all'interno, meglio quelle che non la casetta o il castello, perché è bello. Ancora meglio, avete bisogno di creare una casetta, non comprate le cose di plastica, avete una noce di cocco, grattatela bene con della carta vetrata, togliete tutti i filini, fatela bollire, fate un buco e inseritela nell'acquario. È molto più naturale, è sicura e va bene per l'acquario d'acqua dolce. Io, detto ciò, mi sembra di aver detto tutto come prime guide. Esatto, iscrivetevi al canale. Se avete delle domande, lasciatecele sotto nei commenti.
Avete domande immediate da fare, cercateci su Facebook, sul nostro gruppo Acquario di Casa Official, oppure fatecele sul nostro sito, ma se non vi rispondiamo subito, mi raccomando, cercateci su Facebook, Facebook che lì siamo più attivi. Abbiamo detto tutto. Se volete qualche altro approfondimento, tipo sui prodotti, su il fertilizzante, ecco, per le piante abbiamo detto che c'è bisogno di CO2. Esistono degli impianti di CO2 già pronti, della Ascol, c'è la Pro Green, che c'è tutto, c'è la bombola usa e getta, c'è il diffusore, c'è la valvola, c'è tutto. Altrimenti potete farlo fai da te, e vi lascio i link degli impianti CO2 fai da te nell'info box, giusto? E basta. Noi vi salutiamo, speriamo di esservi stati utili. Al prossimo video. Ciao. Ciao.